Carissimi amici della pagina della Pogonotomia, buona domenica. E oggi argomento a richiesta, come avviare, come utilizzare i rasoi vintage. Rasoi vintage che si possono trovare sulle più grandi piattaforme di aste online, ma anche nei mercatini, insomma, dovunque potete trovare oggetti d'epoca. Ora, qui abbiamo due rasoi vintage dei più diffusi, dei più collezionati, che sono il Gillette Fat Boy, questo del 1961, e il Gillette Slim Boy, la versione un po' più magra, come potete vedere la differenza dei due manici, che in questo caso è un esemplare del 64. Ora, è evidente che quando noi acquistiamo questi oggetti attraverso magari eBay, attraverso piattaforme di aste online, dobbiamo in qualche modo igienizzarli, perché comunque sono oggetti che hanno una storia, hanno anche dei segni del tempo, ma funzionano molto bene, si possono utilizzare. Io li utilizzo frequentemente, quindi perché no? Ma per utilizzarli bisogna comunque accertarsi che siano assolutamente puliti, assolutamente sterili. Come fare per sistemarli? Innanzitutto, quando vi arrivano a casa, voi ne verificate le condizioni. Questo regime è perfetto, come vedete, ha pochissimi segni del tempo, pochissimi segni di usura. Però questo non basta, perché magari è stato utilizzato per tanto tempo, magari è stato utilizzato da più persone. E quindi va innanzitutto lavato, cioè gli vanno tolti i residui di sapone e anche di materiale organico, perché chiaramente il rasoio raccoglie materiale organico. Presenti nella struttura. Come? In un primo momento con una pulizia profonda, quindi acqua tiepida per non rovinare troppo la cromatura del rasoio di sicurezza. Spazzolino, uno spazzolino da denti ad hoc e un normalissimo detersivo per i piatti. Ora si mette, io adesso lo simulo. Il detersivo per i piatti sopra lo spazzolino e si lavora bene su tutto il rasoio. Con più passate, più risciacqui, in modo da eliminare acqua calda, non bollente ma calda. Nelle fessure, lo spazzolino, vedete come entra bene, no? Eliminare ogni residuo di sapone, ogni residuo organico. Quindi in questo modo noi facciamo due cose. Aggiustiamo, diciamo, puliamo l'interno, le fessure, il meccanismo, ad esempio, no? Quindi lo facciamo sia chiudendo il rasoio, sia a rasoio aperto. Il manico. L'interno del manico. Dopodiché, finita questa fase, noi lo risciacquiamo. Lo risciacquiamo e con la salvietta andiamo a asciugarlo. Adesso io qua ne prendo una che andiamo ad asciugare il rasoio. Sto simulando e chiaramente non lo sto facendo perché questo è già pulito tutto quanto. A questo punto non basta perché noi abbiamo pulito il rasoio che, no, da eventuali con un detersivo con più. Io consiglio sempre tre passaggi per essere sicuri, molto, con uno spazzolino in modo da. Secondo passaggio molto importante è la sterilizzazione. Allora, in questo caso ci sono varie possibilità. Io, ad esempio, utilizzo un prodotto apposito che è questo, che si trova in qualsiasi negozio di barbiere, fornitore di barbieri. Questo è un liquido apposta per sterilizzare i rasoi. Come si utilizza in questo caso questo? Basta leggere le istruzioni. Si immerge lo strumento nella sostanza per massimo mezz'ora. Dopo mezz'ora lo si immerge completamente, quindi non deve rimanere nulla fuori. Dopo mezz'ora lo si estrae e lo si sciacqua con acqua abbondante, dopodiché lo si riasciuga. Quindi noi a quel punto abbiamo un rasoio sterilizzato e pulito. Aggiungo un'altra cosa, siccome questa è una sostanza comunque chimica, giustamente, no?
ennesimo scrupolo, proprio per evitare di avere anche un odore, magari, no? Per dire, io consiglio ancora un lavaggio, serve con detersivo, acqua, risciacquo, asciugatura, rasoio perfetto. Non c'è solo quella sostanza. Io sconsiglio l'alcol perché l'alcol dopo una certa gradazione ha un effetto disinfettante che è discusso. Quindi l'alcol, tanto per essere chiaro, è quello denaturato, lo sconsiglio. Ma consiglio ad esempio soluzioni a base di preparati che si trovano in farmacia per la disinfezione dei ferri chirurgici o con la mucchina, ad esempio, classica mucchina, diluita secondo le dosi consigliate dalla confezione. Ha un effetto battericida efficace. Per chi volesse, e parliamo di rasoi cromati, per chi volesse ancora fare di più, si può ancora utilizzare alcuni prodotti specifici che si trovano nei negozi di casalinghi per le cromature, per lucidare le cromature. Consiglio sempre, dopo aver utilizzato, dopo aver asciugato e tutto quanto, di nuovo risciacquo, di nuovo asciugatura. Si tratta di rasoi che hanno fatto la storia e che non vanno, secondo me, ma questo è un giudizio personale, poi c'è anche il collezionista che li mette in bacheca, non vanno tenuti esclusivamente a scopo, diciamo, decorativo. Ecco. Vanno utilizzati, non magari tutti i giorni. Specie se in buone condizioni come questo, regalano delle rasature molto soddisfacenti. Due parole su questi prodotti, in particolare, Gillette, Fat Boy e Slim Boy. Fino agli anni 50, Gillette mette sul mercato questi prodotti regolabili. Vedete che hanno una vita di regolazione che va da 1 a 9, entrambi. Sono prodotti di una qualità eccellente, venivano venduti all'epoca per poco più di un dollaro e qualcosa che corrisponde, io ho fatto un conto spannometrico confrontando il potere d'acquisto dello stipendio medio dell'epoca di un operaio a quello di oggi, corrispondeva a circa 30-40 euro, 35, 25-30 euro, insomma, quel range lì, quindi un rasoio già, come dire, impegnativo, però non carissimo, costruito veramente bene, cioè la Gillette faceva dei prodotti eccezionali. D'altronde è una delle case che ancora oggi, anche se produce rasoi multilama, investe di più in tecnologia, in ricerca ingegneristica. Poi lasciamo perdere il nostro giudizio di multilama, che è un giudizio non che riguarda la casa in particolare, perché riguarda la tipologia, ecco. Ma ancora oggi la Gillette produce delle lamette che sono eccezionali, come le 7 O'Clock, come le Platinum, quindi è una casa che devo dire che per la rasatura è un vero punto di riferimento. E in questi anni sfornano questi prodotti che diventano i più diffusi. E diventano i più diffusi perché consentono, infatti, la pubblicità dell'epoca era per tutte le barbe, quindi consentono di regolare, no, l'aggressività del rasoio stesso in base al tipo di barba. Se è una barba molto corta si poteva regolare su regolazioni basse, barba magari più dura o più lunga, regolazioni un po' più aggressive. E sono rasoi tutto sommato docili, anche alle gradazioni più alte, utilizzabili da qualsiasi rasatore, anche quello meno esperto forse. E hanno ancora oggi un grande seguito sul mercato. In particolare il Fat Boy, perché piace di più, perché è più cicciotto, è più massiccio. Ma devo dire che alla prova della rasatura lo Slim Boy, che è un po' più, ma non tanto, perché se voi vedete la differenza, sì, uno è un po' più, la testa è uguale, la testa è esattamente identica. Quello che cambia appunto è il manico. Ecco, io non cre cioè non mi aspettavo una differenza un po' più marcata. In realtà, come vedete, sì, uno è un po' più lungagnone e un po' più stretto, l'altro è un po' più largo, ma non c'è tutta questa differenza. Anche a livello di peso, è chiaramente più pesante il Fat Boy, ma non c'è tutta questa differenza. E devo dire che io mi sono trovato molto bene anche con lo Slim Boy, che
è un prodotto veramente ottimo. La difficoltà in questi casi è reperire sul mercato esemplari ben tenuti, ben conservati, efficienti a livello di meccanismo, perché questo è un meccanismo comunque complicato, è comunque un meccanismo importante, quindi modelli ben tenuti, funzionanti e che si possono utilizzare normalmente. E anche se vogliamo esteticamente conservati in un certo modo, quindi con poche perdite di cromatura, con un aspetto estetico quasi da nuovo, come questo Slim Boy. Questo Fat Boy è un po' più diciamo vissuto, ma neanche tanto. Ecco, come vedete qua ha perso un po' di cromatura, ma per il resto è perfetto. Bene, vi saluto, vi ringrazio. Ultima chiusura. Sto cercando di rispondere a tutte le vostre domande che sono molto ben gradite. Quindi non esitate a chiedermi qualsiasi cosa se avete bisogno di un consiglio per quello che posso fare io, perché non è che, ripeto, non sono, come dire, il mago della lampada della pognatomia, ma semplicemente posso rispondere in base alla mia esperienza. In cambio vi chiedo una cosa: condividete la pagina e chiedete ai vostri amici di mettere like, perché mi piacerebbe raggiungere i 1000 like e poi andare ancora oltre, insomma, coinvolgere sempre più persone e far conoscere questa nostra passione che comunque sta sempre di più prendendo piede. Buona domenica a tutti e a presto!